mettersi sotto praticamente sempre, prima di un gol, poi di due, e ribaltare, riuscire a vincere nei minuti finali è ovvio che è una soddisfazione enorme, anche perché ha premiato l'impegno, la determinazione e la volontà di non perdere contro una squadra fortissima, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Prossimo impegno è un'altra partita complicata, perché andiamo a Roma a giocare contro la Roma, una squadra tradizionalmente forte, arriva sempre in fondo, ha giocatori forti, ha un sistema di gioco collaudato, un allenatore con grande esperienza e grande capacità di far giocare la propria squadra. Noi andiamo, ci giochiamo le nostre partite come abbiamo fatto fino adesso, la prepareremo nel migliore dei modi. Ne veniamo da un'annata complicata, dove abbiamo dovuto ricreare un po' tutto, un po' soprattutto togliere alcune scorie dalla testa dei ragazzi che sono rimasti dalla stagione scorsa. Niente, bilancio adesso, noi lavoriamo, andiamo avanti settimana dopo settimana. Le prime 5 partite sono andate molto bene, ma non ci dobbiamo cullare su quello che abbiamo fatto. Obiettivo quest'anno è fare, ovviamente direi una banalità, dire meglio dell'anno scorso, ma noi si lavora sempre per ottenere il massimo da ogni gara. Ripeto, adesso è molto presto, vediamo più avanti con la stagione a che punto saremo, e allora lì potremo definire qualche obiettivo. È stata una grande partita piena di emozioni, siamo riusciti a recuperarla e andare in vantaggio all'ultimo è un'emozione fortissima che solo in pochi possono provare. Siamo riusciti a ribaltarla e siamo molto contenti di questi 3 punti. Questi 3 gol, tripletta diciamo meritata, avevo avuto altre occasioni dove non sono riuscito a sfruttarle, ho colpito anche una traversa, poi è arrivato il gol alla fine, quello della tripletta, ma come ripeto, come la cosa importante sono i 3 punti e il risultato. Ma all'inizio eravamo un po' timorosi, avevamo un po' paura, poi il gol loro ci ha svegliato, siamo riusciti a riprenderci e a recuperare la partita, quindi secondo me è stato il gol loro per aiutarci a riprendere. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia che è sempre presente, mi segue dappertutto e anche oggi era sugli spalti e questi 3 gol sono per loro.